Va bene, allora continuiamo ad analizzare le catene cinematiche e i meccanismi derivati e in particolare qui vediamo uno schema di un double slider crank chain e quindi che è costituito da due coppie rotoidali e due prismatiche. Qui vedete la combinazione, la coppia prismatica rotoidale, rotoidale prismatica. Va bene? Ecco, andiamo a vedere quali sono le inversioni, con un occhio sempre alle applicazioni, di questa catena cinematica che è comunque a quattro membri, ma con due coppie prismatiche. Ecco, vediamo subito, questo è lo schema che è noto anche come elliptic trammel per la generazione del modulo di Cardano e qui vedete appunto un'animazione del meccanismo. Elliptic trammel perché praticamente una delle caratteristiche che forse non abbiamo detto fino ad ora del meccanismo di Cardano è che un generico punto del piano mobile traccia un'ellisse. Quindi praticamente scegliendo in maniera opportuna un punto del piano mobile noi possiamo generare ellissi con caratteristiche diverse, no? Cioè variando il semiasse maggiore e il semiasse minore. In particolare il punto centrale mi traccia una circonferenza, questo lo possiamo facilmente dimostrare sia analiticamente sia con i metodi basati sull'analisi della curvatura, quindi con l'utilizzo della circonferenza dei flessi, ad esempio. Bene, allora andiamo a vedere il movimento, in realtà è già riportato in quella animazione. Ecco, però a noi interessano anche le inversioni di questo meccanismo. Vedete qui, o immaginate, in quanto non è rappresentata in questo caso, la variazione del centro di istantanea rotazione, no? Il centro di istantanea rotazione, come vedete, diciamo, traccia quella che è la polare fissa. Ma poi ci sono alcune animazioni dedicate in particolare alle traiettorie polari, no? Per dare un taglio maggiormente applicativo ad un concetto abbastanza astratto e teorico, qual è quello delle traiettorie polari. Bene, questo è il meccanismo più semplice, ma passiamo al giunto di Oldham, che abbiamo accennato ieri, e questa è una delle inversioni di questa catena cinematica. Quindi se io vado a fissare il membro AB, piuttosto che questo, il membro M1, come fatto prima nel meccanismo di Cardano, io ottengo il modo inverso, no? L'inversione del modo. È anche un meccanismo diverso, che trova applicazione nel giunto di Oldham. Poi vediamo la soluzione tecnica del giunto di Oldham, ma quello che voglio farvi vedere prima di tutto è questo moto inverso. Eccolo qua. Che era il moto praticamente fluttuante di questo membro a doppio slider perpendicolare, e come vedete la parte fissa è questa e ruota l'altro membro, ok? Quindi la legge di moto è praticamente diversa, ma ottengo un movimento inverso sostanzialmente, che trova delle applicazioni appunto nel giunto. Allora passiamo a vedere la soluzione tecnica. Qui c'è questo modellino, ancora una volta preso da internet, e vedete che c'è questo disco fluttuante centrale, ho questo albero che ha questo asse, quest'altro asse, come vedete sono paralleli con una certa eccentricità, e l'accoppiamento è fatto mediante coppie prismatiche, la coppia rotoidale ce l'ho qui sul primo albero, e ce l'ho qui sul secondo albero, le uniche due coppie rotoidali presenti. Poi l'accoppiamento di questo disco con questo, vedete, è fatto con questa coppia prismatica, e qui c'è l'altra coppia prismatica. Ok? Quindi è la realizzazione tecnica, nota come giunto di Oldham, della inversione del meccanismo di Cardano. Ok? Faccio rivedere rapidamente questo modellino. Bene, a
Andiamo avanti. Un'altra applicazione interessante è quella del tornio di Leonardo da Vinci, no? Leonardo da Vinci slate, slate sarebbe il tornio, come macchina utensile, e il tornio ellittico, una cosa strana, no? Perché noi siamo abituati al tornio in cui facciamo delle lavorazioni cilindriche, no? Ok, eventualmente con un'eccentricità, però comunque cilindriche. Bene, in questo caso, grazie al meccanismo che abbiamo visto, cioè al meccanismo inverso di quello di Cardano, che deriva dalla catena cinematica del tipo RRPP, noi possiamo realizzare questa utensile, realizzare una sagoma ellittica. E questo è interessante. Vedete qual è il movimento. No? Riusciamo a realizzare appunto una sagoma ellittica. Anche questo video è preso, diciamo, da internet. Andiamo avanti, sempre dalla stessa catena cinematica, se andiamo a bloccare uno dei due pistoni che abbiamo visto ieri, otteniamo il meccanismo Scott-Joke. Scott-Joke che va a generare un moto armonico, cioè un moto sinusoidale, esattamente armonico. E questo lo possiamo mettere in evidenza con questa animazione. Quindi andiamo a trasformare un moto rotatorio continuo della manovella in un moto rettilineo alternativo di questa guida a croce. Ok? Un qualcosa di simile accade nel manovellismo di spinta, ma qui la legge di moto è diversa, perché ho questa coppia prismatica mobile e la legge di moto è armonica, mentre non è armonica la legge di moto generata dal manovellismo di spinta. Ok? Ecco, con questo sistema noi generiamo, diciamo così, un maggiore tempo di permanenza nelle configurazioni di punto morto rispetto a quanto accade con il manovellismo. Ok? Questa è una delle caratteristiche di questo particolare meccanismo. Ebbene, qui è un'applicazione reale nella Subaru, Scott-Joke Engine che è presente nella Subaru. Quindi non sempre smontando il motore troviamo quello che ci aspettiamo, no? Perché ci sono delle soluzioni diverse come queste. E poi mi viene da nominare, anche se c'entra poco con i sistemi articolati, per esempio il motore Wankel, di cui avete sentito parlare forse, il motore rotativo di tipo Wankel, che invece è basato sull'utilizzo di coppie superiori, no? Lì diventa un problema diverso, cioè la progettazione di meccanismi con coppie superiori, profili coniugati, questo lo vedremo successivamente. Ecco, però attenzione, non date per scontato, perché le soluzioni tecniche giustamente sono diverse, con pro e contro di ciascuna di esse. Questa è un'altra applicazione, questo Burk Cycle Engines, e vedete qui è messo in evidenza che i pistoni sono connessi allo Scott-Joke Mechanism in place, quindi al posto of the more usual crankshaft mechanism, e quindi al posto dei più usuali meccanismi con crankshaft, quindi con l'albero motore a manovella. Ecco, un'altra cosa che viene messo in evidenza, vedete, l'accelerazione è perfettamente sinusoidale. Questo causa ai pistoni to spend more time, quindi di stare più tempo nella configurazione di punto morto che non nei motori convenzionali, come vi avevo appena accennato prima. Okay? E questo può tornare utile nelle prestazioni. Questo è il caso di un motore termico, no? Motore termico a combustione interna, quindi dobbiamo fare i conti naturalmente con anche le prestazioni di natura termodinamica, e dal punto di vista meccanico dobbiamo cercare di assecondare quanto possibile le prestazioni termodinamiche per ottenere ovviamente il massimo del rendimento. Altre applicazioni dello Scott-Joke Mechanism, per esempio nei compressori, lo sapevate?
Probabilmente no, perché sono delle soluzioni un po' particolari. Ecco, vedete qui quanto è interessante. Ce ne sono quattro di pistoni, 1, 2, 3, 4, dove i verdi sono collegati rigidamente allo stesso corpo rigido. Qui ci sono queste guide che rappresentano l'equivalente della coppia prismatica e sono disposti a croce. Quindi questo pistone, diciamo verde, questi pistoni verdi salgono e scendono, ok? E questi altri vanno nell'altra direzione. Meccanismo ad un grado di libertà, comandati entrambi quei corpi rigidi, vale a dire tutti e quattro i pistoni, da un unico albero motore centrale. Qui vedete un po' la realizzazione tecnica e questa è un'altra applicazione interessante del meccanismo di Scott Jung, che è chiaramente meno convenzionale rispetto ad altre soluzioni. Ok, questo lo saltiamo e passiamo a uno schema un po' più strano, ancora meno familiare di quelli precedenti, che però sono delle soluzioni diverse, sempre a doppia coppia prismatica, quattro membri, però disponendo le coppie prismatiche in maniera diversa rispetto a quanto fatto nella catena RRPP o 2R2P. In questo caso sono alternate, vedete? È diverso il discorso. Quindi abbiamo un RPRP, non più RRPP, è diverso. Lo schema della catena cinematica lo vedete qui, nel caso più generale, quindi abbiamo due coppie prismatiche e due coppie rotoidali. Anche da questa catena cinematica possiamo derivare un certo numero di meccanismi, sempre con l'approccio dell'inversione, cioè andando a fissare ognuno dei membri. Alcuni di questi sono molto particolari e quindi molto rare anche le applicazioni, in altri casi, come vedremo, anche per questa catena cinematica troviamo delle applicazioni importanti, no? Che ci devono così allertare e che rappresentano dei riferimenti da tenere a mente nello sviluppo dell'idea in fase di progettazione, sempre partendo dalle specifiche di progetto. Ecco, giusto per vedere, diciamo, ecco la batteria. Ecco, qui vediamo il movimento dove riteniamo fisso questo, come riportato nello schema sulla sinistra. Se teniamo fisso questo abbiamo comunque una catena cinematica ad un grado di libertà, ok? E ci mettiamo nel caso più generale in cui abbiamo queste due coppie rotoidali assolutamente centriche con degli offset, quindi è uno schema assolutamente più generale possibile. Qui possiamo vedere delle altre inversioni, ma cambia di poco rispetto a quanto visto prima. Questo forse è un pochino diverso, quindi vale la pena di vedere il movimento. Quindi risulta fisso il membro M3, vale a dire questo viola. Vedete che entrambe le guide si muovono in maniera abbastanza strana, quindi questo membro giallo ha una pura rotazione intorno al punto fisso, questo membro verde, questa guida verde, ha un modo puramente traslatorio perché questo pistone è fisso. Praticamente la biella di questo meccanismo è rappresentata da questo elemento qui invece, che va a realizzare un generico motopiano di rototraslazione, ok? E quindi rappresenta in qualche modo la biella. Bene, altre soluzioni in termini di inversione, ma andiamo a vedere subito una delle possibili inversioni. Anzi, forse vale la pena di analizzare prima questa, perché la successiva è un caso particolare di questa qui. Questo è il telaio e qui vediamo ancora una volta il movimento relativo. Quindi questa qui è la pura traslazione, perché questo asse
è fisso, siccome qui ho una cerniera, questo qui ruota naturalmente tramite questo accoppiamento prismatico per poi che è connesso naturalmente a quell'altra coppia rotoidale fissa. Bene, come caso particolare abbiamo questa soluzione qua. Questa soluzione è la classica guida di Rapson, che trova un'applicazione molto importante, che adesso vediamo. Rapson Slide. Ecco, come vedete qui ho i due pistoni che sono associati alle coppie prismatiche, che presentano un unico asse con una cerniera qui. Quindi in realtà questo è derivato dallo schema più generale precedente, no? Dove questa coppia rotoidale era fuori. In questo caso la portiamo convenientemente qui e ottengo appunto questo meccanismo della guida di Rapson. Andiamo a vedere come si muove. Ecco, solitamente questo qui è telaio e quindi praticamente io vado a tirare o comunque a muovere il pistone di sotto. Chiaramente qui c'è una coppia rotoidale che mi porta presso questo pistone viola e poi c'è la coppia prismatica con questa guida. In sostanza, che cosa ottengo? Qui ho un movimento rettilineo dove ci posso mettere un attuatore e ottengo la rotazione di questo elemento. Ok? Cioè, per ottenere la rotazione di questo elemento qui, posso utilizzare convenientemente un attuatore lineare. Ok? Questo è il punto. Ecco, la cosa interessante di questo meccanismo è che riesco ad avere anche una buona moltiplicazione di forza. Qual è l'applicazione di questo meccanismo? Marine Steering Gear, cioè un meccanismo di timoneria per le navi, ok? Cioè orientare il timone della nave, ancora una volta un comando primario, perché la nave naturalmente si muove nel piano, diciamo, sulla superficie del mare. Però naturalmente devo cambiare la direzione, un po' come accade all'autoveicolo, soltanto che per la nave naturalmente abbiamo un timone, quindi dobbiamo girare il timone per ottenere l'orientamento della nave nel piano, sulla superficie, diciamo piana, insomma, del pelo libero dell'acqua. Ecco, qui cominciamo a vedere una soluzione tecnica. Vedete, qui c'è bridge wheel, quindi praticamente il timone, chiaramente questa è una soluzione interamente meccanica che era valida ovviamente in passato naturalmente, però l'idea è la stessa. Quindi c'è un sistema puramente meccanico con un tamburo, con una fune avvolta su questo tamburo, qui ci sono delle carrucole che determinano un cambio di direzione del movimento e anche della trasmissione della forza. E dopodiché i due estremi di questa fune vengono collegati a questo slider. Ok? Qui, come vedete, la fune è avvolta sul tamburo e esce da una parte sopra, una parte sotto, quindi in realtà quando io giro da una parte avvolgo, da una parte svolgo, no? La fune, e quindi praticamente questo elemento lo riesco a tenere in tiro e a spostarlo sopra e sotto, secondo uno spostamento lineare come visto prima. Questo va a comandare questo elemento e il timone è attaccato qui. Ok? Quindi riesco ad avere una trasmissione del moto a distanza mediante cavi e dopodiché con la guida di Rapson riesco a ottenere appunto la rotazione del timone. Voi dovete immaginare quali sono le forze di gioco. Forse il gioco sono enormi, chiaro? E noi andiamo a comandare come? In passato, ok, una soluzione interamente meccanica, semplice, antiquata, obsoleta, come volete, però funzionava. Quindi in effetti noi andavamo a comandare qui semplicemente con lo sforzo manuale del timone e riuscivamo a far girare il timone nell'acqua con delle forze comunque molto rilevanti. Ok? Quindi ottengo una grande moltiplicazione di forza dall'input all'output finale. Questo viene realizzato con l'utilizzo della guida di Rapson. Bene, allora per focalizzare un po' le idee, diciamo così, mi permetto
riportare un, così, uno schermino, un video qualsiasi, per avere un'idea di cosa stiamo parlando. Va bene? Questa sarebbe l'elica motrice, che è un, appunto un'elica, quindi la forma di una Kaplan, per capirci, ok? Quindi è assiale, una turbina idraulica assiale, e poi qui abbiamo la parte del timone che dobbiamo andare a comandare, perché lo dobbiamo orientare così da variare la direzione della nave. Ecco, qui vi faccio vedere un video invece di qualcosa di più attuale per farvi capire anche delle dimensioni di cui stiamo parlando. Guardate un po' la realizzazione tecnica. Questo è l'accoppiamento. È chiaro che qui non ho i cavi, ma ho dei cilindri idraulici. E ho quello dello stelo del cilindro idraulico. Quindi ho questi grossi cilindri idraulici che vanno a determinare, questo è il manometro per guardare appunto la pressione dell'olio di manovra. Tenete conto che nei cilindri idraulici le pressioni in gioco sono 100 bar, sono più o meno lo standard per 70-100 bar per i cilindri idraulici, quindi una pressione molto alta. E niente, questa è un'applicazione, diciamo, più attuale dello schema generale visto prima. Guardate di che dimensioni parliamo in termini di assale verticale, che poi trasmette il moto ovviamente al timone. Qui non si vede perché il timone sta ovviamente immerso, naturalmente. Questa è nella parte, diciamo, interna allo scafo. Ecco, questa è un'applicazione della guida di Rapson. Applicazione importante, un'applicazione che deriva dai meccanismi a quattro membri, da una delle inversioni dei meccanismi RP-RP. Ma non è la sola. Non è la sola, perché abbiamo anche quest'altra soluzione che si chiama lo sterzo di Davis, quindi Davis Steering Mechanism, che in realtà non viene normalmente utilizzato perché presenta queste coppie prismatiche. Le coppie prismatiche ci fanno sempre un po' paura dal punto di vista delle forze, dal punto di vista dell'attrito, no? Per i fenomeni di impuntamento. Quindi chiaramente, siccome stiamo parlando ancora una volta di comando primario, cioè lo sterzo del veicolo, quindi naturalmente se si dovesse impuntare significa che anziché girare andiamo dritto, insomma. Quindi ovviamente è una cosa importante e non possiamo commettere errori. Va bene, quindi le coppie prismatiche, ripeto, possono generare fenomeni di impuntamento, e quindi questo fatto è molto pericoloso. Molto pericoloso, anche se devo dire che con lo sviluppo della tecnica ci sono ora delle guide lineari assolutamente molto performanti, e quindi questo problema naturalmente è molto meno sentito che non in passato. Detto questo, andiamo a vedere, diciamo, qual è il principio. Vedete, la catena cinematica ce l'ho qui. Questo qui è il telaio, lo chassis del veicolo. Se io vado a comandare questa coppia prismatica, ottengo la rotazione della ruota e quindi riesco a sterzare. Va bene? La rotazione, questo è tutto un corpo rigido, che poi è solidale al mozzo ruota, naturalmente, e ottengo la rotazione intorno a questo punto. Bene, io, a costa di essere noioso, voglio sottolineare delle osservazioni apparentemente banali. Cioè, perché mi devo complicare la vita con questo sistema? Piuttosto che qui ho una pura rotazione, no? Quindi praticamente questa pura rotazione la posso fare in vario modo, no? Potrei mettere una ruota dentata qui e comando direttamente la rotazione, giusto? Potrei farlo, no? Eppure c'è questo meccanismo, no? Che è un po' più complicato. Come al solito, chiaramente la soluzione deve rispondere sempre ad un'esigenza. Qual è l'esigenza? L'esigenza è legata al fatto che noi dobbiamo rispettare una legge di sterzata. Perché nel momento in cui noi parliamo di sterzo, e quindi di
rotazione del veicolo, almeno dal punto di vista cinematico, dobbiamo rispettare delle condizioni importanti. E quindi questo viene definito e ricavato dalla legge di Ackermann, perché nel momento in cui noi andiamo a considerare la sterzata di un veicolo nel piano, sempre guardando con l'occhio dell'ingegnere, quindi in maniera più attenta e approfondita, le due ruote, quella interna e quella esterna, ruotano di angoli diversi. Non so se ci avete mai pensato. Ecco, ruota interna alla curva, dove sta il centro di curvatura, e la ruota esterna hanno un angolo diverso. E chi asseconda questo angolo diverso? Un meccanismo, per forza, che deve generare, se vogliamo in termini un po' più tecnici, quello che si chiama un generatore di funzione. No? Questo è proprio un caso classico di sintesi cinematica di un meccanismo generatore di funzione. Generatore di funzione perché l'angolo d'ingresso e di uscita sono collegati da una funzione. Qual è la funzione? La funzione è caratterizzata in questo caso da quella che è nota come legge di Ackermann. Allora, a questo proposito posso fare anche uno schemino per darvi una chiave di lettura un pochino più approfondita. Abbiamo assolutamente elementi per capire, è molto semplice, anzi, se noi andiamo a schematizzare un veicolo, queste sono le ruote posteriori non sterzanti e qui abbiamo, diciamo, le ruote anteriori sterzanti. Allora, per il momento le disegno così e vediamo che dal punto di vista cinematico che cosa dobbiamo rispettare. Se noi stiamo per esempio facendo una curva, percorrendo una curva volgente a destra, il centro di curvatura naturalmente è sulla nostra destra, ma lo chassis del veicolo non è nient'altro che un corpo rigido. È un corpo rigido che si muove nel piano, naturalmente. E quindi vale tutto ciò che noi abbiamo visto a proposito della cinematica piana del corpo rigido. Quindi se devo percorrere appunto una curva sulla destra, naturalmente questo, se prendiamo il centro della ruota, delle ruote anteriori, okay, praticamente deve essere rispettato, che cosa? Il teorema di Chasles. Quindi se questo è il centro di istantanea rotazione dello chassis, quindi del veicolo, e naturalmente questa ruota interna avrà per esempio questa velocità, e qui capiamo anche il funzionamento del differenziale, ok? Quindi se io ho la trazione anteriore, allora il differenziale agisce sulla parte anteriore, naturalmente. Se io ho la trazione posteriore, il differenziale deve agire sulle ruote motrici, quindi sulla parte posteriore. Ma la cosa importante è che questi vettori di velocità sono diversi, devono essere diversi. Perché? Perché naturalmente, come abbiamo imparato, il diagramma delle velocità è lineare, giusto? Se questo è il centro di istantanea rotazione. Quindi se è lineare vuol dire che questa velocità è più piccola di questa, naturalmente. Allora, se queste ruote sono folli, si autoadattano naturalmente, e quindi non è un problema. Se viceversa queste sono le ruote motrici, e qui c'è l'albo di trasmissione che trasmette potenza, quindi coppia e velocità, e naturalmente se quelle due ruote sono motrici, naturalmente va a forzare il sistema, no? Perché cerca in assenza di differenziale, quindi cerca di imporre la stessa velocità, perché gli sto dando potenza dall'esterno. Ma dovendo questa essere più grande e questa più piccola, è ovvio che la differenza diventa velocità di strisciamento,
Quindi vuol dire che ottengo uno strisciamento che determina l'instabilità. D'accordo? Quindi è assolutamente fondamentale, se fosse in questo caso a trazione posteriore, andare a posizionare qui il differenziale di velocità. Ok, questo è il campo vettoriale delle velocità associate allo chassis, ma lo chassis è un corpo rigido, quindi vale tutto ciò che abbiamo detto. Quindi, se da un lato il diagramma deve essere lineare, i vettori velocità nel rispetto del teorema di Charles devono essere perpendicolari alla congiungente al centro di istantanea rotazione. E quindi naturalmente io avrò un vettore velocità qui che deve essere perpendicolare in questo modo, ma questo vale anche per l'altra ruota ovviamente, perché stiamo parlando dello stesso corpo rigido e quindi anche in questo caso avrò un vettore velocità, sarà un po' più grande perché più distante, ma sempre perpendicolare. Ok? Quindi varia il modulo, questo è più grande perché è più distante rispetto al centro istantaneo di rotazione, la omega è la stessa, istantanea, che la omega è associata al corpo rigido, sto prendendo punti diversi, ma il corpo rigido è lo stesso, varia soltanto la distanza rispetto a meno 0. Quindi varia il modulo, ma varia anche la direzione. Ok? Quindi questi angoli sono diversi. Alfa 1 e alfa 2 sono diversi tra loro. Quindi qui devo avere un meccanismo di sterzo che sia in grado di garantire una diversa rotazione delle ruote nel rispetto della cinematica. Va bene? In questo caso noi stiamo trascurando gli aspetti dinamici, stiamo ipotizzando delle condizioni di puro rotolamento di tutte e quattro le ruote sulla strada. Poi, nella realtà di fatto, subentrano angoli di deriva, altri aspetti legati alla dinamica, ma come primo approccio questo è ciò che deve essere rispettato. Bene, il legame tra questi due angoli è dettato dalla legge di Angle. E la progettazione del meccanismo di sterzo, quindi in termini di sintesi cinematica generatore di funzione, deve essere tale da rispettare questa specifica matematica in termini di funzione, ma come al solito un modello matematico che tiene conto di un'esigenza reale. Ok? Perché se questi non hanno l'inclinazione adatta nel rispetto della cinematica, naturalmente qui nascono delle componenti di velocità di strisciamento secondo la normale che determinano instabilità. E allora perché vi ho fatto questo cenno in questo punto della presentazione? Perché stiamo parlando dello sterzo di Davis. E lo sterzo di Davis, come già accennato, nonostante presenti alcuni problemi che sono legati alla presenza delle coppie prismatiche, rispetta fedelmente la legge di Ackermann. E quindi questa cosa ci attira perché rispetta, ripeto, fedelmente la legge di Ackermann. Normalmente la soluzione non è questa, la soluzione è quadrilatero, no? I famosi braccetti dello sterzo, di cui forse avete sentito parlare, insomma, in gergo un po' meccanico, non sono nient'altro che, diciamo, delle aste del quadrilatero di sterzo, generatore di funzione che approssima la legge di Ackermann, ma non la rispetta fedelmente, perché parliamo del quadrilatero. Viceversa, con questo meccanismo noi riusciamo a rispettare fedelmente la legge di Ackermann, ma presenta altri problemi legati alla presenza di coppie prismatiche. Ecco, questo è per esempio uno schema del meccanismo. Ok? Quindi qui abbiamo questo movimento in questo senso, con l'altra coppia prismatica qui, e quindi quest'asta che gira, questa è rigida rispetto a quest'altra e quindi mi dà la sterzata. Ovviamente nel rettilineo i due angoli sono uguali. Ovviamente. Ok? Nel momento in cui si va a sterzare, anche su questo c'è un video simpatico preso sempre da internet, ma quindi pubblico, eccolo qui, vedete appunto come funziona. Molto, molto interessante, e basta spostare la parte centrale, questo è un modellino, ma il funzionamento è quello lì. Questo è un meccanismo RPRP, finalizzato appunto alla realizzazione dello sterzo di Davis,
che gli dà degli angoli di inclinazione delle ruote diversi, ma nel rispetto della funzione dettata dalla legge di Ackermann, che a sua volta viene fuori da quella esigenza nella sterzata cinematica. Queste sono delle soluzioni più rare che possiamo saltare. Questa è altrettanto molto particolare che, insomma, se andiamo ad analizzare questo meccanismo ci rendiamo conto che la presenza della coppia autoidale può essere eliminata e il meccanismo può essere ridotto a quello che è un 3P, che in sostanza il 3P non è nient'altro quello che avete studiato a meccanica applicata, cioè il meccanismo Cuneo-Cardine, diventa un 3P, cioè una situazione di questo tipo. Cuneo-Cardine, questo per esempio il cuneo o l'altro, ok, come input, e ho tre coppie prismatiche. La presenza di quella coppia ardoidale in realtà, come detto, non gioca, perché le condizioni sono tali per cui non si genera la rotazione relativa, quindi può essere eliminata e abbiamo una soluzione di questo tipo. Può essere simpatico vedere questo video, invece nel caso spaziale, sempre di un sistema a tre coppie prismatiche, come vedete abbiamo, no, un movimento interessante con tre coppie prismatiche, e anche questo può essere considerato derivato da quello precedente. In questo caso, l'ultimo caso, tutte coppie prismatiche, abbiamo però una soluzione a due gradi di libertà. A due gradi di libertà, perché potrei muovere questo o l'altro membro, però la cosa interessante è che in questo sincronismo noi otteniamo una pura traslazione nel piano. Non abbiamo rotazione, ma pura traslazione, inoltre un sistema a due gradi di libertà. In sostanza è assimilabile, se vogliamo, a un manipolatore cartesiano piano, no? Se vogliamo buttare un occhio all'applicazione. Bene, ci fermiamo qui, e la prossima volta vediamo delle applicazioni anche delle catene cinematiche a 6 membri.